Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Ben ritrovati dal vostro bomber nerazzurro. Ben ritrovati in questa nuovissima live per seguire in tutti insieme Vicenza Pisa, valida per la giornata di Serie B. Ragazzi, spero di portarmi a casa i 3 punti almeno oggi, perché sono fondamentali questi 3 punti per il proseguo della lotta in Serie B, perché perdere punti significa già cedere qualche posizione importante, che noi sicuramente non vogliamo cedere a nessuno. Dobbiamo vincere. Sarò con i ragazzi, sarò con Valex che e Gaetano che stanno guardando Crotone Atalanta, quindi ci sarà anche un po' di Serie A. Ci sarà Doc Nerazzurro che guarderà il Pordenone. E poi ragazzi, comunque dovete rimanere sempre sintonizzati sui nostri canali, perché comunque sia alle 18 ci sarà anche Inter Parma e faremo anche quella. Ora mi vado a collegare con gli altri boys. Vado su Discord con gli altri ragazzuoli. Mamma. Ciao, salve a tutti. Salve. Ma non c'è su Sdol? Che è C'è Atletico solo. Sdol, no. Sì, c'è Cittadella Monza, GG per loro. Non c'è. C'è Sdol. Devi aspettare su. Se non vado, se non vado, perché ce ne ho, però è tanto indietro. So c'è live casa, vediamo un po'. 58, vediamo un po'. Vediamo c'è un altro, c'ho quello solito, ma quello lì è tanto indietro. Meno che C'è ti Roy capito. diretta? No, non lo scrivo. Infatti Allora non mi va diretta. mai. Sotto cazzo di storia. No, ma c'ho quello che va, che sarà un botto indietro, capito? Mi dà fastidio Io perché perché avendo avevo i i chat chat in in sala. City. No. Ma Guarda, c'è c'è anche anche il Gretolo Gretolo su su questo questo sito, sito, che è che è stato stato così. così. Inter Parma. Non Non c'è c'è la la Serie Serie B, B, non non c'è c'è la la Libertadores. Libertadores. Mazza bomba. Devo aspettare 4. Andiamo. Ma chi è che c'ha tutti questi sistemi di capover? A bomba. Bomba non sa. I cosi del computer. Sempre questi cazzi cose, dirgli. No, manco qua, ma forse non è ancora iniziato, mi sa. No, io ti dico la diretta, se non erano le 4 non potevo dare link. No, su DAZN, perché anche qui su un altro sito non è ancora partito. Allora, fammi vedere su DAZN, provo a vedere su DAZN che c'ho io. Se è partito. Sì, quello sì, quello è poco ma sicuro. Real Madrid, Cittadella Cosenza. Cittadella Cosenza. GG, c'è Chievo Cosenza? GG, torna a fare live. Ascoli Pordenone. Sono per battere l'inizio. Da me è iniziata. Ma dove la LS Unter GG, perché è sgol, non la dà. Io ho aperto il quarto link, che è l'unico che mi si vedeva. Link 4. cazzo? Un pochino indietro però. Partita iniziata a Vicenza. Vicenza Pisa. Un appuntamento The Champions. Ma
Dai, fammi grattare subito. Mamma mia. Mamma mia. Ne stiamo lì tutte comunque, non è che... ma c'ho da mutarle le notifiche del computer, non so come cazzo si fa a mutare le notifiche del computer. Non posso entrare. Perché no. Se i siti internet non sicuri e il computer mi fa... Il sito internet non sicuro. Vicenza è una partita in meno. Qua non c'è un cazzo da solo uno. Sì, Vicenza è una partita in meno per via del coronavirus. Quasi si dissocia. Per monete da due in meno. Ah, per monete da due in meno. Per coronavirus. Te che da fare per action a MotoGP. Ma? A MotoGP. Beh, oggi quasi ci voleva, penso che la confetta dovrebbe un poco partire la morte titolare in porta con Ferrata. Ma che Sport Arena ci dovrebbe essere qualche caso. Che Sport Football, non si sa. Per il San Berra, Camorete, Bari, Sulvogliato, Scavone, Calò, Magnino. Beh, live reaction a Chelsea. Al Chelsea? Beh. Aspetta, non so come football io. Dove sta formazionato? Dov'è il disco? E il secondo tempo? Delle Cotone? Sì, mia mamma però non ti chiamo football. Ah, sì. Bello, fammi certo. Allora partiamo. Già finito. Aspetta che metto. Rieccoci qua, ragazzi, di tornare per questo secondo tempo. Aspetta che metto la cosa qua. Eccola. Rieccoci qua, vediamo un po', ragazzi, speriamo bene per questo secondo tempo. Ma bomba, mi raccomando, questa giornata la ci piano, al tanto. Occhio. Vai, porca miseria, questi passaggi sbagliati. Ma ecco, quanto sta laggando, io sono connessione. Lagga? Sì, ma la connessione è mia. Speriamo bene per 10-2-2, che ha segnato... No, magari 2-2, ragazzi. Ah, aspetta. Speriamo. Dai! Dai, che buona! Dai Bulic, dai! Mannaggia, allargala! Dio santo! Buona Simi! Simi, dagliela, guardalo! Buona così! Dagliela che sta arrivando! Buona! Vai! Era buona stazione, porco Giuda! Era buona, un po' di culo ci voleva lì, Un po' di culo ci voleva. Ciao Marco, forza Pisa sempre, oggi 3 punti fondamentali. Comunque, Gaeta, io ti sento doppio nella live. Gaetano, lo sento doppio. Come doppio? Dio santo, ma io lo sento normale. Salve, sono in live, salve a tutti. Salve. Ho trovato anch'io dove sto guardando tu bomber. È un po' indietro. Ho messo qui 3 minuti, sono andato su un altro 1 minuto. Bello. Io manco il vero tempo. Ma salve, vai, se riesci a metti bene. Che riesco a mettere? Le cuffie. Non è che è proprio uscire entrare, magari quello. Ma anche Gaetano io lo sento doppio nella mia. Ma perché è Valex? Ah, è Valex. Con le cuffie. Ma strano, perché altri giorni... Ciao, Attila. Attila.
Valise? Sempre Marco. Sempre Marco. No, no, peggio ancora. No, no, peggio ancora. Metto anche quella del crotone qua. Mazza, che ribombo. Valix, mi sentite? Sì. Sì. A posto. Sale cuffie ogni tanto. Ammonito marrone. Comprati. No, ma guarda che secondo me deve uscire di entrare. È un problema di disco. Ammonito Zapata. Esce, rientra. Perché? Sente triplo. Non credo sia un problema comunque di disco. Prova a entrare e uscire, ma... Vai. Mi sentite bene? Sì, sì. Come mi sentite? Ora bene. Ah, poi il Discord allora. Mi sentite? Bla bla. Mamma mia, è una cosa. Ma non è che hai il computer elettronico, come vedere? Perché se è possibile. Adesso si sente addirittura la tua voce. Ragazzi, scusatemi per questo triplo audio. Quando risolveranno, me lo dicono. Scusatemi, vi rimetto subito radar perché porco Dio, non capisco perché Dio merda mi si chiuda sempre. Comunque, attacco del Vicenza, ragazzi. Comunque Marco, prima mi sentivi poco male, magari poco bene mi sentivi perché c'erano problemi di audio su Discord con i ragazzi. E sempre forza Pisa. Comunque oggi siamo chiamati a una vittoria. Oggi siamo chiamati a una vittoria e non possiamo assolutamente sbagliare. Quindi vediamo di scendere in campo con la motivazione giusta, perché non possiamo permetterci errori con una squadra che sicuramente nettamente al Pisa non è che sia questa superiorità come rosa. Vediamo come ci comportiamo in campo. Comunque i tre punti oggi devono arrivare, i primi tre punti oggi devono arrivare. Ecco, porco Dio, ma io ragazzi, ma perché, ma cosa abbiamo quest'anno? Cosa abbiamo quest'anno? Mi dite cosa cazzo abbiamo, Dio bestia? Cosa cazzo abbiamo, porca puttana? Mi dite cosa cazzo abbiamo quest'anno, questa stagione? Ma cosa cazzo abbiamo sta stagione? Ma sveglia, porco Dio! Sveglia! Porco di Dio! Sveglia, cane di Dio! Guarda il portiere! No, allora, mamma mia, ma... Perilli, porco Dio, e mi dicono che sei anche bravo! Ma va a cacare, vai, Dio merda! Ma vaffanculo, porco Dio! Dio merda, maledetto sto portiere bastardo. Vicenza 1 Pisa 3, ragazzi. Io boh. Neanche mi hanno detto sto portiere è in gamba. Dai, corri, dai, corri, dai, 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 dai
E anche mi hanno detto, sto portiere è in gamba, è uscito su un angolo, manco ha preso il pallone. Mamma mia, ragazzi. È in gamba. Vai che ne fa. Adesso sei sentito? No. Zimbombo no. Ah, a posto. No, cos'è che hai detto tu? No, si sentivi tutto a posto. Ah, pensavo se sentivo Zimbombo. No, mamma mia. Vabbè, adesso posso iniziare la partita. Chi è sto portiere? Famosissimo, il grandissimo Perilli. Perilli, Dio. No, ma in casa Zapata? Sì. Sì o no? Sì, tutto vuol dire a questa partita? Sì. Io sì. Come c'è Zapata? Dov'è Zapata? C'è Zapata, è entrato, sì, al posto di... Ciao, Simo. Vedilo. Quando hai recuperato palla con adesso? Si segna qualcosa veramente o... No, no, non deve segnare, deve essere in panchina. Ma perché fate le scivolate? Perché fate le scivolate in aria? Mi sembrate Valex Supro Club, Dio boy. Porca puttana. Le scivolata fa. Ma che scivolata? A me non faccio scivolate, ragazzi, mi dissocio. No! Mi dissocio. Guarda. Ma che noi siamo giocati a merda noi, mamma mia che schifo. Facciamo stagioni in coop, premio cerchio per fare il contratto, mi dice Alex, baci scivolata da dietro. Comunque ritornate lì, il clamoroso rimbombo da Alex. Che te devo dire, ragazzi? Ah, Alex, auricolari, cose, cuffie, non ne hai altre? Da attaccare al computer, no. Degli auricolari del telefono, ne hai? No, quelli lì sono diversi, l'attacco di quelli che ci stanno al computer. Che attacco hai al computer? Scusa. Attacco quelle regolari normali, quelle che c'ha le cuffie. Ma le altre, le cuffie mie c'hanno un attacco diverso sul Note 10. Ah, che attacco hanno? Scusa. Ah, tipo... sono quello tipo del... quello dell'attacco del caricabatteria, se non erro. Bravo. Boh. Ma anche tua mamma le ha cuffie? No. Cioè, oddio. Ma è strano perché fino a ieri si sentiva bene, non lo so. Aspetta che provo qui su Discord. Madonna, come stiamo a giocare male. Ragazzi, sono riuscito a fermarlo. Mannaia, ma è entrato pure Ilicic, ragazzi. Mi sentite? Sì. Senti rimbombo? No. A posto. A parte la mia voce, eh? Quella c'è sempre. Bomber si dice sorpresa. Mamma mia. Bomber, ti dissoci? Tensione no. Atalanta. Madonna. Ma che bombe si sono mutati. Mi sa di sì. Vai! Mamma mia, ma è una botta di culo, magari che sbagliano. Beh, secondo tempo comunque è partito a 1000 l'Atalanta, ragazzi, eh? Ma... Dai!
Vai. È ritornato Bonda, fallo lo sim. Vabbè, ti dicono se ti dissoci da Pisa. Mi dissocio per il momento, facciamo cacare, porco Dio, io non so, io boh. Rispetto all'anno scorso è un'altra faccia. Playoff, ma sto cazzo, i playoff, i playout, porco Dio. Quali playoff, presidente? Ma quali playoff, porca madonna? Tipi a calci, porca madonna. Eppure la squadra è quella dell'anno scorso. Con portiere che... Con portiere imbarazzante, c'è un portiere imbarazzante. Ma scusa, mi secondo chi è? Loria, che c'ha il coronavirus. Che sarebbe il primo, che sarebbe il primo portiere. Ah, ecco perché, ma è buono. L'ha preso dopo Gori. Ma scusa, ma qualche portiere svincolato? Chi? Boh. Male che non rimbombo, cioè. Occhio! Vuoi? Rimbombo? Sì. Che vedo di ragazzi, che vedo di. Io non sento nessuno in bomba di quello che stai sentendo. No. Ora no? No. No. Se sentivo, no. Sentivo il bombo di Bomber, non hai tu no? Anzi, prima ti ora no. Sono di Bomber, ora Bomber non lo so. Prova. Senti sì? Sì, ma sento anch'io il tuo tanto. Oh, rigore! Signor arbitro? Rigore. Rigore del Pisa. Vai. Mute, è morto Bomber. Aspetta, aspetta, sto guard... Sì, sì, netto, spinta in area di rigore. Quindi rigore? Mm-hmm. Vai. Se sentiamo Bomber urlare sappiamo che è successo. Va. Vai! Dai Bulic, perché tornate indietro? Mannaia! Per segnare dovete metterla dentro, non fare i passaggi all'indietro. Guarda, Guarda Cini, dai, dai Marconi, butta dentro. No, fanno che cosa? Già avesse fatto Paolo Cini. No, va, bravo Cini, complimenti, pure fatto Paolo. Che bello, Cini. Dai! Vai! Crediamoci, vai! Gol Marconi 1-1. Fallo, Dio santo. Salve. Vai, metti a su punizione, la moglie sotto l'oi. Avete risolto tutto. In che senso? Che non avete risolto niente. Non lo so. Che devo dire? Non lo so quale sia il problema. Ma che io non sento io dalle mie cuffie, non sento nessuno in bombo, qual è il problema? Il problema è che sentiamo noi. Noi che lo sentiamo in bombo. Hai provato almeno a spegnere il Discord? Spegnere il Discord? Sì, no, chiuderlo. A riavviarlo proprio. Ma non chiudere la finestra, chiuderlo proprio tutto. Sì, ho capito. Aspetta che provo. Se il Discord magari. Penso no, non si capisce niente. Dunque 1-1 a Vicenza. Ma buono. Sì, spingere è negativo il caso. Non so se con Real perché non si è stato per un mese. Almeno con Real Madrid per recuperarlo con Real. Mettiamolo in forma. Vediamo. Atalanta ha recuperato. Ha segnato anche.
ha segnato anche, è bello, buona fortuna. Gol del Venezia contro l'Empoli, intanto. So. Bello. Possiamo soffrire sempre così, però, il rigore palese c'era. Però siamo, cioè, dormiamo dietro. Perché questi sono sempre... No, madonna santa. Ah, ho avuto sempre stoppa una palla. Beh, mamma mia, ragazzi, veramente, che cosa... No, io chi è questo? Non voglio fuori subito, non mi interessa. No, vedere ste robe mi dà fastidio. Cioè... Oh, Mossi. Secondi... Porca troia. Mossi. Comunque mi dissocio da Messias, che tu forse non hai visto che età, ma si è mangiato un gol davanti alla porta, e comunque a porta libera, mi dissocio, se lo fanno rivedere, comunque... Sì? Mamma mia, io l'ho visto. Mamma mia, l'ho potuto vedere, no? Mamma mia, aspetta che poi se lo fanno rivedere, comunque mi dissocio proprio alla grandissima. C'era scartato pure il portiere, porco zio. Comunque, Riccardo mi dice Caramò e altri due giocatori del Parma sembrano essere positivi. Mamma mia. Giustamente, Caramò, ci sono tanti attaccanti, io. Dai, tutto questo è stato Ronaldo, guarda. In tempo in tempo. Ma gioca? No. No. No, ha detto Pirlo, no. Non partirà dal primo minuto. No, è ritornato. Vai, tiro! Vai. Vai. Oh, cavolo, non so. Io non mi metto titolare, va bene. Venezia 1 e Poli 0. No, vediamo se fanno rivedere le relazioni di Messias, età, veramente. Perché età non la fanno rivedere? Mamma mia, io veramente lì pensavo che era gol del Crotone, infatti stavo aspettando di rientrare sul disco e dico, questo gol del Crotone, invece no, manco il caso. Occhio la tana. Mamma mia, ragazzi. Occhio spazza, buona. Tanto quel problema è... non è che mi stia piacendo tanto la partita, però... No, occhio, guarda, anticipato. Ma quando che cosa ha fatto il mezzo per girare questo maledetto? Mattia! Ma dai! Poteva anche buttarsi giù, Se si buttava era la rigore. Ma? Comunque, c'è problema di internet, sta laggando, Ovvio. Ma adesso no. Solo per Ratteburg che si è fatto male. Si è fatto male, cambio. Chi è questo? Ottimi partita in questo qua è Romero. Ma? No, guardo male. Ma non è vero, non è già tanto. No. No. Sì. Chi entra? Attenzione Raffoli! Meglio questo sito che questo di male di 5 metri. Ma dai avanti! Mamma mia, questo qua! Eccola! Siamo piatti!
chiudi. Attenzione all'Atalanta, ragazzi. Attenzione. Cioè, oh, guarda. Dai, Bordeno, dai, che ti confondi col terreno. Ti confondi col terreno. Verde la maglia. Masucci! Sì! Doppio bomber. 2-1. No, Masucci, Vito. Cazzo vedo io. Dai. Sì, due volte anche. Sto laggando, mannaia. Oh, fallo. Ma perché bisogna tornare indietro se sei lì davanti, boh? Ha tornato davanti della palla. Cosa? Romero. Ha morito l'Africa. Cosa? Ha ammonito Romero. Ma che è? Niente, evito di parlare. Vicenza 1, Pisa 2. Hai detto Vicenza 1, Pisa 2. Adesso non mi hai sentito urlare. Perché sto laggando pure io. Quindi dai, niente, fammi passeggi indietro, niente, torna lì indietro. Dai, bello, dagliela. Niente, ma sì, Marco, dai, niente, non riesco, ma mannaggia. Sto cazzo. Ma sai giocare male, Fra? Insomma, non è che stia proprio tanto spettacolo. Dai, buona. Ma cambi non ne facciamo noi, ci facciamo dei cambi. Dio santo, ma tutto l'arbitro non fischia palle a noi. Occhio, è partito l'Atalanta ed il gol. Grande gol. No, chi cazzo ha fatto? Madonna. Ti sento male, Gaeta. Ti sentiamo malissimo. Esci, rientra. Ciao Diego. Ciao Daniele. Andiamo un attimo attaccando. È vero, Daniele, è vero. Non lo so. Vai. Porca madosca. Fallo. Espulso. Chi è espulso? Ho visto un cartellino rosso. Cazzo è espulso? Ha cacciato un cartellino rosso a chi? Io non ho visto niente. Avevo visto un cartellino rosso. Beh, se a me è un po' che è espulso. Visto un cartellino rosso. Vediamo. No, non è stato espulso nessuno. Ho visto un cartellino rosso. È entrato questo. Mi sentite? Sì. Romero, infortunato. Romero, fuori. Io ho visto che ha tolto un cartellino rosso. Tu l'hai visto? Che pure io. Sì, l'ho visto pure io, però non ho capito chi è. Secondo me infatti. È uno della panchina. O l'allenatore o uno della panchina. I allenatori ci sono, quindi credo uno della panchina. Ho visto pure io un cartellino rosso. Vai. Buona! Vai, Simi! Madonna, Simi! Ma Stroppo oggi si dissocia dai cambi, non lo so. La massetta ma tre è sempre. Ma vai, vai un attimo a fianco sul live streaming. A fianco sul live streaming.
Che devo fare? Non vedo. Che devi vedere? Sei mutata live. Quale live? Aiko, la tua! No, la mia va perfetto, si sente comunque l'audio. Sul live streaming, a fianco a sol... Mamma mia. Sì, è mutata la live. Oh. È mutata, Kiko. Da molti te l'ho detto che è mutata. Però c'è un bordello. Kiko. Le cuffie, Alex. Le cuffie. Le cuffie, la prova staccate e attaccate 400 volte, non lo so. Prova a muovere il microfono, tipo, non lo so. Staccate e attaccate. Non lo so, adesso come sentite? Boh. Sentite meglio? Come boh? Io non ne sento rimbombo, le bocca devo vedere. Attenzione, l'Atalanta e il tiro fuori. Mamma mia, Ilicic. Che ansia che... partita. Provo a fare un'altra cosa. Senti Doc o Doc? Non si è montato Doc. Mi senti che te? Sì. A posto. Punizione pericolosa per l'Atalanta. Fallo su Malinowski. Andiamo un attimino, ragazzi. Manca meno di un quarto d'ora alla fine del match. Cerchiamo almeno di pareggiarla sta partita. Anche se stroppa si dissocia dai cambi. Mannaia. Vanno fatti i cambi, se i giocatori arrivano stanchi. C'è un calcio di punizione per l'Atalanta. Calcio di punizione pericoloso, Vediamo un attimino. Cross in mezzo. Occhio, Madonna. È finito in mezzo, veramente la palla. Occhio. No! Occhio, non fate tirare, non fate crossare, non fate crossare, non fate crossare, spazzala, dagliela Simi, vai Simi, porco zio. Vai Simi! Cerca che la ruba la palla, non che la dà, o la spazza. Non importa, niente. Ancora la tanta chiatta, ma io purtroppo non capisco oggi, niente cambi. Boh. O c'è un po' di fa cambi, non lo so. Può essere anche. Che cazzo ne so, ha paura di sconvolgere la squadra, che te devo dire? Perché ultimamente con i cambi abbiamo perso più gol verso gli ultimi minuti con i cambi. Wiga. Mi sa che c'è un cambio per il Crotone. Entra Sirigardi. No, entra Sirigardi. Se cacci Sirigardi Messia, se ti rompo. Esce Zanellato, escono Zanellato e Pedro Pereira, dentro Sirigardi e Coso. Quindi no, Messia sul centrocampo, no. Io so. Vabbè, entra Rispoli, buono che mi serve. No, però aspetta, forse non me lo conta. Magari, ma non ce l'hai tu Rispoli? C'è cosa, come si chiama? Sirigardi? Rispoli mi serve, che ho in dubbio Quadrato. Un Quadrato mi sa che gioca, Dove cazzo va a Cordarsi? A me l'applicazione mi dice che non giocava, quindi che era in dubbio. Magari segna Sirigardi, che cazzo ne so, magari. Magari. Ma sarebbe gradito. Segnasse. Ma non si sente ancora di bombo bomber? A voglia.
Addirittura. Non so che dirvi, ragazzi. Mamma, ti ricordi che schifo! Ecco, grazie. Ecco. Che cavolo, sbaglio i passaggi, che ti posso fare io, bomber? Mamma mia. Io comunque Se non ho sbagli i visto quello passaggi, mi che immagino i tiri. Ai giri, guarda. Dai. Non lo diciamo troppo ad alta voce. Per il momento, al primo tempo, vinciamo. Non diciamo la parola. Attenzione, attenzione all'Atalanta, ragazzi. Attenzione. Ferma, bravo. Fermo, non si muove, non spingerlo, Ilicic. Occhio! No! Mamma mia. Bravo, bravo, dagliela, dagliela, dagliela! Diciamo Marco che come sempre che i difensori del Pisa, specialmente i due Qua, centrali, beh. quali discoli? Ma che sono a fare? Vai Messias, vai Messias. Di nuovo indietro, tornano. Vai che buona. Vai. Vai. Provo con un tiro. Ancora il Vai, vai crotone. Siligardi, bravo Siligardi, vai Siligardi, Bravo. di potenza Vai. Siligardi, Ancora. anzi di Ancora, potenza, dagliela. balla, Vai che buona. buona, Vai. mettila in mezzo, Cross in senta. Che mezzo. Vai, Simi. Porco Dio. fatto Simi? È passata a fianco, non l'ha presa. Nostra? Nostra? No. No. Si è bloccato il Che radar. devi fare? Si è bloccato il radar. Chi è Ecco. nostra? Vai. Oh, fallo! Fallo! Non è fallo. Madonna. No, Attenzione. ma che è tipo FIFA st'arbitro oggi? Cioè, spingono Simi, non è fallo, bah. Dai ragazzi, porca madosca. Tipo Dybala l'altro giorno che su FIFA mi sposta tizio co di fisico, così a caso. Fuori gioco. Arbitro. No, non è fuori gioco. Oh no. Attenzione, fuori. No, niente. Attenzione. Ancora l'Atalanta che attacca. Fermatelo, Passa fermatelo, addosso a Molinca, non ti tocca. fermatelo! Mamma mia. Zapata. È 1-0. Affanculo. Segnato? Oh, chi Dio? No, non so chi sia perché non si vede un cazzo qua. Ci stanno tutti a inculare la vicenda. Addirittura. Non altro, qui non si capisce niente. Mamma mia. Bello. Passaggio filtrante sulla fascia, di prima buttata in mezzo e di prima buttata in porta. Che cazzo. Sto tanto, c'ho tanto, ho fatto un passaggio. Scavone. Chi è stavolta? Sai tu? Mi Mamma mia. sentite? Sì. Io ho dovuto chiudere. Attimo, che mi ha chiamato mia mamma. Mi sono perso qualcosa, Alex? No. Solo questa Ah, azione di meglio. Atalanta, guarda. Guarda qua, colpo di testa. Oddio santo! Arbitro! Dio sta massacrato! Questo è un coglione, questo è un coglione. Arbitro! Vai! Oh, Siamo in 10. fallo! Arbitro fallo! Dio santo! Mamma mia, sarbito di Sì, merda. però io non accetto sta regola che i giocatori cadono a calciare, si mettono sopra il pallone e non lo puoi prendere. Pisa in 10. Guarda qua. Ah, bello, Pisa in lo 10. diciamo. Ma? Perché? È un fallo stupido. 2 minuti fa ha preso il giallo e dopo 2 minuti ha preso il rosso, grande. Bello! Falli stupidi. GG 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 GG. Mamma mia.
al limite dell'aria, meno male non è dentro. Guarda, guarda, mezzo. Vai! No! Vicinissimo. Attenzione, ancora la tanta. Che tiro, non è che questa tira la tua mamma mia. No, oh, hey guys! Porco Dio, ragazzi. 2-2, porco. Ecco, non lo diciamo. Ma meraviglia che stavi zitto. Dai, Gordaz, porco Dio! Mamma mia. Vai! Oh! Vai! Ah, rischiato! Finalmente, arbitro, complimenti! Finalmente rischiato, porco Dio, eh! Dai! Niente, niente, sbagliamo i passaggi! Santo Dio! Santa Madonna, ecco che arriva l'Atalanta. Eccolo, Zapata! Meno male. Sì, sentite? Ti sentiamo, ti sentiamo. Che è successo? Che è successo? Non stai guardando? Eh no, perché problemi di connessione. Mamma mia, Zapata, Dio santo! Guarda qua, guarda qua, guarda qua! Oh, e dai cazzo, Madonna santa, oh, che rottura di cultura. Gol del Chievo contro il Cosenza. C'è stato qualcosa, ma che è rigore? No, non so se è rigore. No, è successo una cosa perché il portiere era fermo. Ma vedi, non so che cosa è successo. Mi sa che hanno battuto, forse la polizia l'hanno battuto troppo velocemente, non lo so che è successo. Boh. Ma? Ma ecco, perdiamo il pallone. Va bene. Va bene così. Porco. Senza parole. Ecco che è partito. Dai. Dalla subito. Sti cazzi di palloni che aspettano. Stai rompendo un po', però non c'è più un passaggio giusto. Ma guarda, fallo, arbitro! Oh, madonna. Il pallone è fermo. Ma stai giocando il crack, no? Ma chi dove? Eh? Ah, che mi sono messo? Dio santo! Guarda il mio pallone che sbaglia, la maglia! Guarda. Fallo. Oddio! Dio santo, che rottura! Dai. Oh, vai Simi! Madonna Simi! Guarda questo! Dai! Oh Gesù, bambino! Ma scusate, ma pensate alto, no? Vedi che vuol dire anche vedà. Il giocatore, il giocatore di categoria, dite. Ci ha segnato contro Riccardo Meggiorini, mica uno che occhio all'Ascoli alto. Vabbè, uno che comunque segna, ha giocato in Serie A. Vai, sì, diamo il fallo. 2 minuti di recupero. Ma come fai il bomber a togliere quella sopra il risultato? Cazzo? Entra Pessina? Tipo Live Center? Quella la pubblicità che copre il risultato.
Ma dici Derada? Non vedo. No, esce sto a vedere la partita. Esce Malinowski, entra Pessina. Sì, sto a vedere la partita. Ah, è la pubblicità che copre il risultato. Non la togli. Come fai a sapere di tutti? Perché mi si è bloccato quel link, ho aperto il sesto e mi si vede senza pubblicità. Comunque è finito il primo tempo da me. Quindi poi mi vede sto cotone. Mi vede sto cotone. Bella la Sky. Ma? Sky? Sky? Ma che cazzo? Sì. Comunque abbiamo venuto a questo futuro, non ho voglia di vincere, guardate che velocità. Mamma mia. Bella sì. Non è fallo, arbitro! Ma te l'ho pagato stasera? Che è? Intervallo. Te l'ho pagato? Fine primo tempo. Io, ragazzi, che dirvi? Veramente stupidi. Pisano si fa ammonire e poi espellere dopo due minuti. Procura un fallo al limite dell'area di rigore pericolosissimo. La mette dentro. Una complice deviazione, una spizzata di testa da parte di Riccardo Meggiorini, ex Chievo, il giocatore che comunque esperienze Serie A. E niente, trovano il 2-2, pareggio sul 2-2, Pisa e Vicenza e Pisa. Pisa in 10 con un uomo in meno. Mister sperando che cambi qualche tattica in corso di ripresa. Ragazzi, io vi lascio con una breve pausa pubblicitaria, come sapete sempre, i cori del Pisa, della curva nord del Pisa. E restate collegati, ci vediamo per i secondi 45 minuti di gioco. A tra poco, ragazzi.
Gesù, olè, olè, ci risiamo. Non so da quando è iniziata, però va bene così. Ciao, Shaida. Vediamoci sti secondi tempi. Dio. Sì, dominata non proprio, però diciamo che soprattutto dopo dal gol in poi abbiamo fatto molto molto bene, loro hanno fatto zero tiri in porta, però arrivano con troppa facilità sulla tre quarti, secondo me. Però sì, fino a dopo un pallone si è svegliato bene. Tu quanto stai bombe, il tuo Pisa? 2-1 per noi, sì, 2-2. Da 2, sì. Vediamo Brescentella 0-0 in 10. Chievo vince sul Cosenza, Venezia vince sull'Empoli. 2-2 sì, Cosenza sta a perdere, 2-2 in 10. Senza un difensore. Noi speriamo di raddoppiare subito, perché fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Che lo dici? Che noi dobbiamo ancora trovare la prima vittoria in campionato, quindi insomma. Hai visto la formazione di Inter Parma? L'abbiamo guardato, sì. De Vrij, la nocchia, Kolarov. Non lo so. Ha provato, adesso proverà per la prima volta De Vrij sulla destra. Ma palo! No, che cazzo, un tiro da fuori aria bellissimo, angolato, va sul palo, forse neanche deviato il portiere, non lo so, va sul palo, Dio arriva molto defilato in scivolata, però difficilissimo, va alta sopra, attraverso. Grande occasione.
Attenzione. Mamma mia. Ciao Greta. Bomba per errore in 10 è finita pure oggi con il Pisa, non si vince, manco pareggia. Ma sta pareggiando il Pisa. Oddio. Adesso. Fatemi grattare padre. Madonna. Oh. Mamma mia. Ma ci sono anche altre squadre, da Cufa. Madonna. Bello, bravo, niente. Dai, dai, che riprendiamo palla. Dobbiamo raddoppiare, dobbiamo raddoppiare. Siamo andati vicinissimo. Il palo ci ha stoppato. Niente, parata del portiere. Attenzione, Ascoli che prova ad attaccare adesso. Scivolata. Angolo. Dai, dai, dai. Attenzione a questo angolo, raga. Attenzione. Ciao Gaetano. Ciao Gaetano. Attenzione, Ascoli adesso che prova ad attaccare. Maledetto quel palo, maledetto del cazzo. Che palle. Occhio. Tiro deviato, angolo. Le Ascoli piano piano sta uscendo. E allora devo essere le mie cuffie che t'aspe. Thank you.
prova a parlare, fra. Ha segnato il Vicenza 3-2. Ecco, ha segnato anche il Venezia 2-0 sull'Empoli. E noi vicini al gol. Vabbè. Che dicono, domani verrà confermato il 3-0 a tavolino per essere in Reggiana. Stanno messi male. Ah, scusa, a Reggiana, quando gioca? Domani? No, quando. Quando dovrà giocare sta grazia di partita? Come andrà a vedere? Serie B. Ah, si doveva giocare oggi alle 4, e allora sì, che è tavolino. Ma ragazzi, ma cazzo, ma c'è la primavera per giocare ai giovani, no? A sto punto io certe scelte delle società non le capisco, vi giuro. Cioè, certe scelte della società, attenzione a portare in attacco, niente, a parte del portiere. Certe scelte della società non le capisco, alla fine. Cioè, che perdi 3-0 a tavolino, a sto punto fai giocare chi hai, fai giocare anche i giovani della primavera. Cioè, ma che ti va, perdi lo stesso, non è che cazzo cambia, eh? Boh, non lo so, cazzi loro, se vogliono fare così su cazzi loro, sinceramente. Cioè, a me dispiace tutto, però cioè, tipo lo Shakhtar, soprattutto contro il Real Madrid, non aveva nessuno, ha fatto giocare tutti del 99, 2000, 2001 e basta, zitto, e ha giocato. Non ha fatto lamentele, rotti coglioni, eccetera. Abbiamo giocato, hanno giocato e basta. Hanno fatto anche 4 punti in 2 partite, voglio dire. Quindi non si sa mai nel calcio. Peccato, ancora un'occasione per il Pordenone.
Io preferirei perdere sul campo con la primavera che... Eh sì, ma anch'io, cioè, quello che sto a dire, boh, non lo so perché, sinceramente, non ho capito. Non ho capito. Gol del Brescia contro l'Entella. Occhio là. Che partita orrenda che sto vedendo. Sì. Mamma mia. Noi se eravamo già 2-3-0, non c'era niente da dire, ma invece siamo ancora 1-0, quindi. Facciamo proprio schifo. Perso un palo, due volte vicino alla porta, un miracolo del portiere. Vabbè. Occhio, bravo. Riprendiamo sta palla, dai. Gucher 3-3. Minchia.
Mamma mia, che partita. Dai, il capitano. Dai, dai. Sì, ma il portiere del Vicenza non schifo. Vabbè, meglio così. È entrato Longo. Attenzione, farò del pallone. Tiriamo pure anche il cartellino. Questi c'hanno anche Longo. Nel bomber ti fanno infartare stasera, stupisa. Stasera, seratona. Si fa il botto. Infatti il post partita esce tardi. E mi porta anche una sega. C'è subito l'intro. Io appena finisce la partita chiudo subito, faccio il post partita e mentre lo carico e mentre faccio tutte le cose torno e carico. È tutta una corsa contro il tempo. Tanto 4-5 minuti il video, non è che... Sì, è vero. Alla fine... Questo lo vedo tutto piccato. Si è fatto male? Forse sì, sì. Esce Scavone, autore del gol, entra Pasa. Bella prova di Scavone che è andato anche vicino al raddoppio. Dobbiamo fare il quarto. Se facciamo il quarto... Per come sta a mettere buono anche il pareggio, però ne vinciamo una. Ma voi avete già fatto la vittoria, no? Sto campionato. Se ne una. Non è una. Poi tutti i pareggi e sconfitte. Dai, noi che la prendiamo sta cazzo di valle. Io con la televisione già sono collegato dove daranno Inter Parma, la Serie B la sto vedendo via cell. Ah, boh, ma tante alle 6. Occhio, oh, occhio all'Astoli. In mezzo. Alto. Però forse era anche fuori gioco, arbitro, che cazzo. È arrivato da davanti alla porta questo. Abbiamo rischiato qui. Ed è per questo che l'1-1, l'1-0, mi sta sul cazzo. Ciao Salva. Abbastanza bene. Finirà un quarto di sera la partita. Quanto manca ancora? Un po' di più. Dai. Bello? Porco due. Dai, che rimaniamo in attacco. Dai, forza, ragazzi.
Gol! Ancora il capitano. 4-3. 4-3.4-3. Salve. Salve, 4-3 per il Pisa. 3. Mi senti? Mm-hmm. Ha pareggiato l'Inter contro il Brescia 1-1. Ecco la partita, sì. Giusto. È stata interrotta Venezia Empoli per scarsa visibilità, se non sbaglio, perché c'è una partita che non si vede proprio. Ma è inviata domani. Interrotta, ma non so se è stata. Ecco. Sì, interrotta, infatti era questa la partita. 4-3 fra. 4-3. Stavo a fare un discorso che mi ha fatto girare i coglioni. Cosa? Sul fatto che stanno a protestare facendo scontri in piazza. Ah, ecco. Perché ho detto, non è ma che partita. Mi hanno detto che se scoppierà magari il casino per colpa di chi chiude. No, la colpa è di chi fa casino, Dio. Non è che si uccide una persona, tu sei e poi uccide la persona. A che minuto sei bomba? Ma 4-4. 4-4. Io voglio morire. 4-4, infatti per questo ho detto mamma mia, ha segnato Riva. Avete sentito cosa ho detto? Sì, ho sentito sulla chiusura, ma io quello che ho detto, quello sugli che scontri penso pure io, quello che penso pure io, penso comunque che se si chiude se si chiude di nuovo il lockdown, penso che non è che Conte gode nel chiudere per sì, ma non è quello il discorso. Il discorso che ho fatto è che se succede come dicono, come qua quando fanno gli estremisti, la guerra civile e tutto, la colpa non è di chi ha chiuso, la colpa è di chi ha iniziato a fare gli scontri. Perché se per me quello che fa il governo, oppure quello che fa, se per me quello che fa Alex è sbagliato, non vuol dire che lo fa peggio di lui. Cazzo. Qui al Pordenone hanno protestato, c'era la piazza piena, se vuoi di piena, c'era tutta Pordenone, ma erano lì con le mascherine, seguendo tutte le regole, senza far casino. Non incendiando le macchine, che se io incendio la macchina di Valex, porca puttana, non è che miglioro la situazione di Valex, voglio dire, sveglia. Sì, piano. Ho fatto girare i coglioni perché dopo schizzo male su queste robe. E fai questo cazzo di gol, puttana maia! Ma ti chiede Bomber, ma i portieri a Vicenza e Child, ma i portieri a Vicenza e Pisa li avete giocati senza? Mi sembra una partita del calcio a 5, sembra FIFA, altro che arriveremo 7-7. Ma io non ho capito perché è stata interrotta la partita per nebbia, la scarsa visibilità, non si vedeva un cazzo. Ma che minuto è stata interrotta? Vabbè, sarà 70-75 con te. Non lo so, perché io quando ho messo non ho visto a che ora è stata interrotta, ho visto soltanto che se c'era nebbia non si vedeva un cazzo, e poi ho letto su diretta che è stata interrotta per nebbia. Non te lo dico subito. Mm.
veramente giusta palla. Faremo il quinto? Chi lo sa? Nocchio. Occhio all'ascoli, bravissimo cazzo. Ahia, salta male, mi salta. Vediamo un po'. Fallo stupido, un attacco. Sai che è stato interrotto il 64esimo. Va bene? 64esimo, perché l'ultima azione è stato il 63esimo con un tiro che è stato respinto da parte del della difesa del Venezia e poi da lì è stato interrotto. No, ma è... Bomba, certo, se metti in porta. A sto punto mi sa che parlo di più. Comunque hai detto anche prima scelte che domani daranno il 3-0 a tavolino alla Serie di Dan. Perché si doveva giocare alle 4. Eh sì, si doveva giocare alle 4. Non si è presentata. Gigi per loro. Cazzo, ma a sto punto gioco con la primavera, no? Vai! Gol! Fuori gioco? Come fai a essere fuori gioco? Sì, ci sarà il 3-0 a Tavoli. Non lo so. Non è fuori gioco! Non è fuori gioco! Vedi? Gli emiliani non scenderanno in campo per cause di forza maggiore. Ah no, non è fuori gioco, ma il coglione è sperato davanti alla porta. Io pensavo avessi fatto gol, porco due. Mamma, ma come fai a sbagliare davanti alla porta, fratello? Ma fai vuol dire davanti, quasi sulla linea. Ma non so se l'ASL pure qui, No, e là c'è scritto che la Reggiana ha dato la motivazione alla Lega. Cause di forza maggiore ci hanno impedito di partire. Vedi perché... No! Oh! Hanno rotto i coglioni questi! C'hanno un culo grande come la casa! C'hanno! Porco tu, un'altra occasione vicino al gol del Pordenone! Non è possibile, ragazzi! Mamma mia, un altro calcio d'angolo ancora vicino, guarda, no, dai, come si fa? Ma come cazzo si fa? Come si fa? Due a zero, Chievo. Se devono mettere sempre le solite scuse di forza maggiore, ma porca vacca si è sbloccato. Forza maggiore se merita di retrocedere l'esclusione del campionato, se no non ha senso con gli altri contagiati di giorno. Vedete perché quando dicevo che la Lega doveva forse dare 3-0 a tavolino contro il Napoli, se no tutti avrebbero usato questa scusa?
però se andate il 0-0 a Napoli, boh, io so che la motivazione del club è stata, sì, ma comunque il 0-0 lo danno, poi se fai di corso poi si vede, però qua è palese che, cioè, qui è palese che è una stronzata, capito? Cioè qua è palesissimo che è una stronzata, a differenza del Napoli che comunque aveva quasi tutte a disposizione, praticamente tutti tranne due, qui è palese che l'hai fatto, hai capito? Cioè anche lì... Qua c'è scritto che addirittura la speranza della Reggiana di riuscire a mettersi in viaggio per Salerno è svanita, rinnotata, ma la città emiliana potrebbe comunque giocarsi l'ultima carta per evitare la sconfitta a tavolino. Il protocollo infatti consente la possibilità per la squadra ospite di chiedere il mio di match di 24 ore. Potrebbe chiedere di rinviare 24 ore a domani e giocare a domani. Stanno valutando la Reggiana cosa fare. Ma aspetta, lo sai che ripetito, ti ho detto? C'è scritto che il club sta pensando infatti la possibilità che la squadra ospite può chiedere... No, un altro palo, ma scherziamo! Un altro palo davanti alla porta! Ma raga, ma che sto vedendo l'Inter di buon? Vabbè, due, anche due, vai. Preso una traversa qui, calcio di punizione. Lui è il palo, ho preso davanti alla porta, non è possibile. Segnato di Brescia da uno. Brescia, l'Inter da uno. No, Brescia da uno. Allora, era 1-1. Ma... Sì. Ripeti, aspetta. Aspetta un attimo. E qui c'è l'astro che rompe quello lì. Attenzione, il cross in mezzo. Dimmi. No, dico che l'ultima speranza della Reggiana che sta valutando è di chiedere alla rete un rinvio di 24 ore. Stanno cercando 13 giocatori per poter giocare domani. Perché sai che possono rinviare la gara di 24 ore, quindi stanno valutando questa ipotesi. No. Sarà da vedere come va a finire. Cercare i giocatori, ce li hai in primavera. Chi deve cercare? Che ne so. Cioè. Bravo. Bravo Dio! Non è venuto bene, partita. Dai, occhio, buono, dai che nostro. Se mi danno lo stipendio che voglio giocare per la Reggiana domani, venite pure voi. Se vogliono. Gli basta uno stipendio, loro sono a posto. No, quello non posso sentire neanche farlo, non posso farlo, comunque. No, è bloccato, si è bloccato. C'è una donna. Oh sì, dall'altra parte. Vai! Ma no, che cosa è successo? Cosa? Non è rigore? Simulazione? Cos'è? Rigore o simulazione? Non ho visto, sono bloccato!
Rigore. Vediamo, replay. Rigore! Bravo, questo è d'astuzia perché stava già cadendo, ma poi si è fatto prendere. Dai, rigore per il Pordenone, che è ancora da Ciurria. Forse sapeva lui andare a battere. Non lo so, vediamo chi lo può battere. Guardate per come si è messa oggi, che abbiamo sbagliato di tutto. Mi porto sfiga da solo, quindi. Ti grazie. Palo da una parte, palo dall'altra. A porta libera sbagliate, Ricky. Davanti alla porta, praticamente sulla linea, ma lo fai parà. Attenzione, pronto a battere il calcio di rigore. Il tiro alto. Io ragazzi, allora, o lo fanno apposta e vogliono farsi pareggiare, perché non è possibile, ragazzi, non è possibile, non è possibile. Oh, devi tirare un rigore, siamo 13 tiri in porta a zero, 13 tiri in porta a zero, senza considerare i due pali che vengono puntati come tiri fuori. E dai ragazzi, 13 tiri in porta a zero con due pali e un rigore. Porca Madonna! Non è possibile! Non so. Quanto manca? Quanto manca? Quanti punti ha di recupero? Non ho visto. 4. 4. Stai sulla bandierina. Stai sulla bandierina. Dove cazzo stai andando? Brescia 10. Stai sulla bandierina. Bravo, stai lì. Stai lì. Bravo, stai lì. Bra. Stai lì 0,25 volta questo. Butta su sta cazzo di palla di merda. Lo so, Shai, che devo fare? Qua è appena uscita la grafica, 13 tiri in porta a 0, considerando due pali e il rigore tirato fuori. In più queste tre occasioni da gol. Non è possibile stare 1-0. Non è possibile stare solo 1-0. Non è possibile. Cioè. 2-2 Entella, incredibile. Attenzione all'Astuli adesso, mamma mia come si è messi male, vabbè. Ha segnato su calcio di rigore. Eh? Ancora l'Astuli in attacco. Allontaniamo di destra. Bravo Dio! E non è fallo? Sì, è fallo, bravo Dio. Bravo, bravo. Comunque sono 18 tiri fuori, 8 in porta il Pordenone, 6 tiri fuori l'Ascoli, 0 in porta l'Ascoli. Non lo so. Ciao Salvo, ma c'è il link? Ma la partita praticamente è finita. Ma manca un minuto e mezzo, quanto manca? Un minuto e mezzo, due. Finita questa partita. Inutile che vado a cercare il link. Magari dell'Inter, sì, se te intendi l'Inter, mo devo spegnere questa live e iniziare con l'altra perché nel frattempo devo fare. Mancano 10 minuti. E io c'ho proprio 5 Com'è? minuti di recupero. Perché dice 4 a 4? Finiamo pareggio. No, andiamo 5 minuti in più. Bravo Dio, gravende. Bravo. Dai ragazzi, dai, manca meno di un minuto. Bravo. Bravo.
ultima azione, butterà dentro l'astri, no, basta la porta sulla fascia. Attenzione. Bravo Pasa! Dai, continua! Oh, uno che esce, uno, non in 50, uno! Felicia! Bravo Dio, bravo, bravo! Dai, 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 cazzo! Finita chiavo Cosenza, Sassuolo chiavo. Vicenza Pisa sembra una partita di FIFA. FIFA se volete. Finita! E vaffanculo, va! 1-0 Pordenone con 25 minuti di porta. E 3.000 pali. Vabbè ragazzi, vado a chiudere, ci sentiamo tra poco. Va bene. Va benissimo. Ciao, ciao. Ciao. Dici finirà sta partita? Ma comunque è stata una partita equilibrata, eh? Forse ha fatto di più l'urgenza come tiri diciamo fuori rispetto sì, sì. A Pisa, però io vedendo comunque la classifica che adesso vabbè, siete a quintultimi, vedo comunque che quest'anno le squadre prendono un sacco di gol, cioè ma è finita pure Brescia Intella 2-2, è andata pure bene. E poi noi abbiamo fatto due tiri fuori aria per far gol, cioè è espulso, che è espulso a Pisa? È uno da panchina, espulso uno, sì. Ma mi è incazzato? Mi sono parecchio alterato. Beh. Si fischia la fine magari. Che c'è anche l'Inter. Hanno munito Cinelli. Praticamente state giocando solo voi. Beh, recupero. Gli ultimi minuti. Mamma mia. È finita. Finita? Mm-hmm. Ma vado a chiudere. Vabbò. Ci vediamo ciao, dopo. Ciao ciao. Ciao ciao. Ragazzi, che dire, io vi saluto e vi ringrazio, chiudo qui, noi ci vediamo per l'Inter subito dopo, chiudo questa e apro la prossima live, quindi